direttamente dalla cameretta magica. Oggi 22 di novembre da Amazon mi è arrivato un bellissimo, un grandissimo pacco. Allora, questo in pratica è il primo acquisto del Black Friday. Comunque ora prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Ok, vediamo anche l'altra parte. Ora apriamo diritto, così. Ok, che cosa ho preso? Allora, intanto il Blu-ray del film Space Jam, che in pratica l'ho pagato 6,99 euro. E poi dopo il pezzo forte, in pratica il gioco da tavolo del Walkie Race, chiamato pure Le Corse Pazze, edizione deluxe, pagato 63,92 euro, direi un prezzo affare, dato che comunque costa mediamente intorno ai 75-79 euro. Allora, partiamo prima dal film Space Jam. Allora, dunque, intanto abbiamo Lingua in 5.1, italiano, inglese, eccetera, sottotitoli in norvegese, francese, portoghese, spagnolo e svedese, italiano, invece per non utenti, inglese, tedesco e italiano. Poi, come extra abbiamo commento di Bugs Bunny, Daffy Duck e Joe Pica, due video musicali, Fly and Like an Eagle Sail and the Monster Hunter Here Am High Movie Cast, Bugs Bunny e Michael Jordan, e poi il trailer. Allora, punteggio straordinario, in alta definizione, una meravigliosa combinazione tra una commedia e in live action, e il più raffinato tecniche di animazione. Michael Jordan segue Bugs Bunny, si lancia nella mischia e gli Looney Tunes sono i protagonisti di una turbante e rallegrante, no, ed esaltante avventura, in quanto film in animazione live action tra i più divertenti mai realizzati. Risate, volontà con la Toon Squad, costretta ad accettare la sfida di Nerd Lux in una partita durissima, con la quale deciderà se i Looney Tunes rimarranno sulla Terra o diventeranno delle attrazioni di un Luna Park alieno chiamato Moron Mountains. I Nerd Lux hanno una terribile arena segreta e si sono impossessati del talento di due star nel basket nella NBA, come Charles Barkley e Patrick Ewing. Sono diventati Monstars, ma al di là, ma si dà il caso che l'arma segreta della Toon Squad sia il migliore giocatore sulla Terra dell'intera galassia. Lui è davvero spaziale, proprio come il divertimento che vi aspetta. Ok, e ora passiamo al pezzo forte. In pratica, l'edizione deluxe del gioco da tavolo del Walkie Race, o meglio Le Corse Pazze, edizione deluxe con macchine predimente, qui l'immagine di Mattly e Dastardly, gioco da tavolo, un gioco di Andrea Chiavesio e Fabio Tola. In pratica, guarda, l'ho voluto comprare perché allora il Walkie Race è anche un cartone animato di Hanna-Barbera che fu trasmesso in Italia alla fine degli anni 80, agli inizi degli anni 80, e in pratica come cartone animato c'erano diversi piloti, e di cui Dastardly e il cane Mattly, il cane quello lì che faceva in pratica Dastardly tendeva sempre trappole ai concorrenti, voleva vincere a tutti i costi, ma in realtà non ha mai vinto e delle volte non è mai arrivato al traguardo, e delle poche volte che è arrivato al traguardo è arrivato sempre ultimo. Poi qui c'è scritto Walkie Race, il gioco da tavolo,
idem anche di qua e idem anche di qua. Ho voluto prendere. Allora, in pratica è dai 2 ai 6 giocatori, dagli 8 anni in poi, una durata di 20 minuti. Qua troviamo un'immagine di Peter Perfect. Qua c'è scritto contenuto: 11 miniature pilota, 10 planche pilota, 40 carte potere speciale, 64 carte movimento, 16 carte trappola, una carta attivazione piloti neutrali, un tabellone di partenza, 16 tessere terreno, 4 tessere speciali, 2 tessere fisse, regolamento e opuscolo del campionato. Poi, qua c'è scritto Wacky Race, un frenetico gioco di corse per un massimo di 6 giocatori. Guida la tua celebre scuderia di piloti fino al traguardo. Per prima, costi quel che costi, ma dovrai vedertela con un percorso che cambia in continuazione. Con le capacità speciali degli altri piloti e con le pericolose trappole piazzate da Dick Dastardly, quel subdolo imbroglione e il suo cinico compagno di nefandezze, Matley, non sono mai troppo lontani. Dunque, qui c'è scritto: gioca da carte terreno per sfrecciare sulla pista. Usa i tuoi poteri speciali per dare la spinta al tuo pilota. Dopo aver giocato, muovi Dastardly, ma se prende il primo posto, piazzerà trappole e riuscirai ad evitarle? Qui su un fumetto c'è scritto: quando avrete padroneggiato le regole di base, giocate una stagione completa nella modalità campionato. 4 stagioni, 16 corsi, effetti speciali, dei terreni, sfide uniche, regole che cambieranno completamente il gioco. Poi, già che ci sono, del Wacky Race oppure i DVD del cartone. Allora, vediamo un po'. Dunque, vediamo un po' se riesco a ritrovarli. Ah, intanto ve ne faccio vedere uno, questo è il terzo volume. Poi, dunque. Aspettate un attimo che devo ritrovare un attimo. Eccola qua. Ok, adesso lo apriamo assieme. Quindi apriamo il gioco assieme, ma con delicatezza, perché non vogliamo rovinare il gioco. Poi comunque in ogni caso c'è anche la versione classica, però non mi piace per il semplice fatto che le miniature sono fatte di un unico colore. Poi in ogni caso consiglio l'acquisto soltanto a collezionisti, perché io l'ho comprato più per avere le miniature della gara. Allora, apriamo. Adesso facciamo un po', vediamo un po'. Ecco qua. Poi qui abbiamo regolamento. Poi qui abbiamo le regole rapide. Qui abbiamo i vari percorsi. Poi qui abbiamo le carte dei personaggi, sempre i vari percorsi, carte, e per ultimo abbiamo le miniature del Wacky Race. Allora, adesso ve ne prendo una per volta. E allora, dunque. Ah, qua c'è pure un po' di scotch, quindi ora gli diamo una botta con la zaccagna. Ok, adesso tiriamo su delicatamente. Allora, intanto vi faccio vedere i piloti uno per uno. Questa è la 00 di Dick Dastardly. Poi questa è la vettura numero 1 dei fratelli Slang, cioè i cavernicoli. Bella, molto ben dettagliata. Poi qui abbiamo la vettura numero 2, cioè il diabolico coupé. Poi qui abbiamo la numero 3 del professor Pat Pelling, diciamo che era uno scienziato pazzo.
che comunque il diabolico Cooper riprende un po' la famiglia Adams. Poi abbiamo il mio pilota preferito, che è sempre stato Red Mats sulla numero 4. Vi spiego i motivi. Uno, perché il rosso è sempre stato il mio colore preferito, il numero 4 è sempre stato il mio colore preferito, e riprende un po' il barone rosso della Prima Guerra Mondiale. Poi il vezzoso coupé di Penelope Pitsop, che è anche la fidanzata di Peter Perfect. Poi abbiamo la numero 6, l'armata speciale. Poi la numero 7 di Clyde e la sua banda sulla macchina antiproiettile, una macchina diciamo anni 20-30. Poi abbiamo il numero 8, che è l'insetto scoppiettante. Poi la numero 9 di Peter Perfect. Peter Perfect in pratica viene chiamato così per il semplice fatto che è l'unica vettura da corsa normale, e però comunque Peter Perfect mantiene comunque il record della vettura che si sfasciava sempre nel cartone animato. E per ultimo Rufus Rufcutt, o Rufus Rufcutut, che sarebbe poi la spaccatutto. Ok, che dire. Comunque poi del Wookie Race ci hanno pure fatto un reboot, che vi dico subito che ho visto qualche puntata e non mi ha fatto per niente impazzire. Quindi se avete figli, nipotini o cuginetti, vi consiglio caldamente di guardare la serie vecchia. E comunque su YouTube gli episodi non ci sono, però su Dailymotion qualche episodio si trova. Poi se è possibile caricherò anche le puntate. Che dire. Poi comunque ho sempre sognato di avere qualche pupazzetto del Wookie Race e ora questo mio sogno si è realizzato. Comunque quello che mi interessava di più era questo Red Mats, che come ho detto è il mio pilota preferito. Però comunque almeno in ogni caso però ce l'ho tutti, quindi alla fin fine meglio così. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.